Ma buon salve a tutti! Come sapete, finalmente è uscito il primo trailer ufficiale di GTA 6. Finalmente, dopo tantissimo tempo, ho deciso di fare questa reaction direttamente su questo canale. E ho cercato di non spoilerarmi niente, visto che ne hanno parlato tutti, ma finalmente ho deciso di fare questo video. Andremo un po' a reagire e, diciamo, analizzare, tra mille virgolette, questo trailer per capire un po' che cosa uscirà da questo GTA 6. Ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bellissimo like, iscriversi al canale se ancora non l'avete fatto e seguirmi su tutti i social. Che vi invito a farlo perché così potreste avere novità, vedere tante altre cose che non faccio qui su YouTube o che faccio al di fuori del web. Detto ciò, direi di iniziare. 1 minuto e 30 di trailer, quindi prepariamoci che può succedere di tutto in 1 minuto e 30. Ok. Già i colori ricordano molto Vice City, quel mood, ecco. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Ok, da quello che posso immaginare potrebbe esserci un protagonista femminile. Dai, già si parte bene, oh! Ah, vedi che grafica! Più che un videogioco sembra un film d'animazione. Oh! Dai, già mi sta piacendo! Il mood non è male, penso che si ritorni, almeno da quello che avevo sentito un po' di tempo fa, si ritorni nella città di Vice City, non voglio dire una cazzata. Grafica stupenda! E vabbè, un po' di bocce a vento, che fai, te ne privi? Ecco, a proposito di Vice City! Non ci credo! Hanno inserito i social su GTA! Beh, giustamente, dopo che è stato preceduto dai server di 5M, dove hanno inserito appunto Instagram e TikTok, e la Rockstar ha pensato di dare questo upgrade allo smartphone di GTA, visto che prima veniva utilizzato semplicemente per navigare su internet, tra mille virgolette, fare chiamate durante anche le missioni. Quindi penso che i social sono quell'upgrade in più. Ma che cazzo? Non ho capito. Perché mi metti questa scena di una telecamera che riprende un coccodrillo che entra all'interno di un negozio? Perché? No, voglio sapere che cazzo hanno in mente per la storia di GTA 6. Ho paura perché vedendo coccodrilli non so cosa avrebbero in mente. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Well, look who's back. Vabbè, gente molto sobria. Oh no. We're gonna get through this. Ma che ca? It's by sticking together. Being a team. Trust? Trust. Figata! Vabbè, 2025, io lo sapevo già che usciva nel 2025. Non mi ricordo se l'avevo letto proprio da Rockstar o da qualche altra parte che uscisse nel 2025. Era già stato spoilerato l'anno di uscita. La data ancora non si sa. Però cazzo che figata sto trailer. Cazzo che figata. Porca miseria. Un trailer da urlo. Cioè, la grafica non è malvagia. Molto interessante come grafica. Vabbè, non è che mi posso aspettare chissà cosa. Cioè, quali sono le grafiche dei videogiochi? Non è che mi posso aspettare a momenti persone che sembrano reali. Ci sta come grafica. La cosa che adesso ho il dubbio è la storia. Voglio sapere che cazzo hanno in mente nella storia di GTA 6. Se ci sarà una storia. Non vorrei che fanno direttamente online e che la storia proprio l'accantonano. Spero di no, perché GTA è diventato un giocone appunto per le storie che aveva. Non toglieranno questa cosa, si spera. Senza parole. Poi vabbè, è il primo trailer, quindi ci sta che ci illustrano un po' il mondo di Vice City. Credo sia Vice City, almeno ho letto il cartello Vice, penso sia Vice City. Più indizi di così? Non penso che abbiano rifatto
fatto una nuova città ad hoc per questo capitolo di GTA. Poi si diceva da un sacco di tempo che avevano in mente di ritornare su Vice City per ricordi del passato. Figata, mi piace, mi gusta. Poi sto fatto che hanno inserito, almeno così si vede dal trailer, i social, non penso nella parte storia, ma penso più nella parte online, si possano fare dirette social, cioè una figata. Beh, l'hanno reso molto, ecco, moderno come gioco, giustamente. Cioè ci stanno impiegando non so quanti anni per produrre questo gioco, penso che uscirà una figata. Se no, che cazzo hanno fatto in tutti questi anni? Cioè si sono grattati le palle? Penso di no. Penso che un giocone sicuro uscirà. Trailer niente male, ho visto qualche frame, qualcosina, ecco, qualche frame di TG, di ste robe, di notizie. Se è così diventa ancora più bella la storia in sé anche. Non posso dire nient'altro, io aspetto il trailer, quello finale, dove ci illustrerà proprio tutto, compreso la storia di GTA 6. Già questo fa presagire un bel gioco. Poi da quello che ho saputo uscirà prima su console e poi su PC. Avranno la priorità i giocatori da console, quindi godetevelo finché lo manderanno avanti questo gioco, e chissà se farà la fine di GTA 5 che avrà 3 generazioni di console, non lo so. Spero che comunque non lo utilizzeranno fino all'ultima goccia questo gioco, e spero che esca un bellissimo gioco. Ma già da questo trailer si vede già è un capolavoro. Si è visto poco alla fine, in 1:30, sì, hai avuto giusto qualche sprazzo, qualcosina, ecco, qualche flash, non è che ha avuto chissà che cosa. Alla fin fine erano più scene dove si vedeva tutto in generale, ecco, dove ti illustrava più o meno la grafica, la location, ma niente di che. Comunque, signori, che dire? Spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi cosa ne pensate di questo trailer di GTA 6 nei commenti. Vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscriversi al canale qualora non l'aveste fatto e di seguirmi su tutti i social. E detto ciò, noi ci si becca a un prossimo video.